Bella a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale ad un nostro nuovo video. Come al solito, io sono Gabri, io Birillo. Oggi andremo a fare vedere un liquido speciale. Vai Birillo, esponicelo. Allora, Philip Rock Garant Reserve. Un liquidoso da paura. Da collezione. Allora, 80-20. Al suo interno c'è crema di nocciola, una punta di caffè, lasciato a macerare per 2 mesi e mezzo, una botte di rovere col brandy. Tanta roba davvero. Un liquidozzo da tutti i più grandi ricercato. Abbiamo visto anche delle recensioni tanti anni fa. Ora è ritornato fuori, era tanto che l'aspettavamo questo liquidozzo. L'abbiamo preso da Svapo Caffè, Marina di Carrara, Molicciara e La Spezia, andata a trovare. Ora andiamo a fare la prova di svapo di questo liquidozzo su Gani tutte e due, lui con Druga, sì. Io con Limites 24, lui l'ha già drippato, io devo drippare. Un liquidozzo molto denso, 80-20 spinge, la dolcezza, si sente un profumo fortissimo, fa un botto di vapore e poi è spalato, è buonissimo, si sente tutto, si sente la nocciola, il brandy, un po' di caffè. Philip Rock è un barman che l'ha miscelato lui questo liquido qui, ho miscelato bene. È da 10. La crema di nocciola di giro, un po' sì, di caffè. Però ti avvolge bene la bocca, ti lascia proprio un buon gusto in bocca. Sì. Anche dopo che hai svappato ti rimane sì, dolce. È vero. Magari anche il brandy che ti avvolge bene. La botte così. Invecchiato. Tanta roba. Sì, si sente un pizzico di alcolico. È vero. Molto buono. Molto buono, veramente da provare. Sì, ti viene che lo fumi da svapparlo sì, ogni tanto. Però ti lascia un gusto favoloso. Infatti per me questo qua si prende un 10. Per te Biri? Anche per me 10. Se lo merita tutto. Noi lo consigliamo. Se lo trovate nei vostri negozi, se no da Svapo Caffè, noi lo consigliamo. Allora, da Taverna dello Svapo è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ricordate che abbiamo la pagina su Facebook e su Instagram. Veniteci a trovare. Ciao!